volevo chiedere una cosa sul il film, la figura di Marilyn ricorda, mi ha ricordato molto quella di Humphrey Bogart in certo. Ecco, volevo sapere quanto vi siete in qualche modo, che legame c'è, se c'è qualche legame. Beh, è chiaro che appunto siamo andati a fare. Scusami, soprattutto poi c'è la scena in cui tu parli con tua ex, la tua ex moglie, quella mi sembra proprio. Certo, siamo andati a fare un classico del fantasy, il fantasma che lo vedi e ci parli solamente te, per cui è chiaro che i riferimenti possono essere quelli di Woody Allen. Addirittura è uscito adesso un film, Eric, il mio amico Eric, che pur non essendo Cantona morto, però serve insomma quel tipo di struttura. E perché è un classico, credo, del totale divertimento, quando me l'ha raccontato, insomma, al di là delle sottotracce che le abbiamo già ampiamente raccontate, c'è anche quello del divertimento e dell'omaggio, anche se vuoi, a Woody Allen, che è stato il primo che l'ha tenuto sullo sfondo e che gli raccontava come fare per conquistare l'amata. Certo, la parte comica è ancora più sottolineata, perché chiedere a Marilyn Monroe consigli d'amore con la vita disestata e sentimentale che ha avuto, ecco, che fa parte perfettamente degli altri personaggi, perché la mia paura era, quando me l'ha raccontato, che non si amalgamasse bene questo personaggio con gli altri, e invece secondo me è veramente il sesto personaggio dei cinque, se cinque sono, l'ottavo personaggio dei sette protagonisti di questo film. Probabilmente mi viene da pensare che Marilyn Monroe, se ci fosse stata, si sarebbe anche divertita a cena con noi, come probabilmente si diverte, anzi sicuramente si diverte, Francesco Guccini, che ogni due anni viene, ride come un pazzo e secondo me dentro di sé dice: questi sono veramente matti, e gli viene fuori la pazzia che evidentemente c'ha lì dentro, e che per me è sempre una benedizione, perché ormai che siamo diventati amici, è per me sempre una cosa fantastica avercelo dentro. Ecco, io credo che Marilyn Monroe perché poi sei la guardia, adesso poi hanno trovato un video dove no, ogni riferimento è puramente casuale, il fatto che ti abbia guardato, che fumava la marijuana, cioè è simpatica anche, molto simpatica, no, non c'entra niente che ti ho guardato, ha fatto un botta da cabarettista. Sì, salve. Allora, voi avrete come avversario...